che sarà la sede di questa nuova sede della Parma. Del resto già sapete che il centro tecnico è collocato qui nelle vicinanze, qui siamo col vecchio, siamo a metà strada, non sarà vacanza, comunque siamo nella provincia di Parma, per cui è il momento di Vincenzo Bernazzoni, che è il presidente della provincia. Io non posso che manifestare una grande soddisfazione e un grande ringraziamento anche a Tommaso Gianni e alla squadra, perché effettivamente abbiamo bisogno, proprio anche in un momento come questo che si avvicinano delle feste, sono feste un po' particolari anche per il nostro tessuto sociale, economico, eccetera, mandare un messaggio positivo, no? Di investimento, di fiducia verso il futuro, è una cosa importante, che va anche al di là del calcio. Detto questo, lo rilancio anche riconoscendo la grande capacità di realizzare un progetto in tempi brevi. È un esempio anche questo che serve al nostro paese se vogliamo uscire dalla situazione in cui siamo, che tutti si assumono le responsabilità in modo serio, corretto, onesto e vengono i risultati. Quindi un'amministrazione seria, brava, una persona, buona amministrazione, una società seria, centro sportivo che si comporta con tempi assolutamente brevissimi e risultato si vede. Soddisfazione, fiducia e anche un ringraziamento, ma io ho sempre considerato il Parma Calcio un patrimonio di questo nostro territorio e lo soddisfiamo in questa occasione.